Konnichiwa e benvenuti a tutti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti tutti quanti voi qui in un nuovo episodio di Resident Evil 2 in collaborazione con Element Multigaming, la più grande multigaming d'Italia, con youtubers e streamers di cui faccio finalmente parte, che invito tutti quanti voi a seguire. Allora, siamo arrivati al 16° episodio di questo survival horror veramente incredibile. Più ci videogioco e più veramente mi emoziono pure a videogiocare, a trovare, a svelare nuovi enigmi. Insomma, veramente qualcosa di incredibile questo Resident Evil 2. I ragazzi, il team di sviluppo della Capcom, hanno fatto un grandissimo lavoro per questo remake. Sostanzialmente un minimo remake, che comunque l'hanno ricostruito da zero. Veramente un videogioco incredibile. Lo era già 21 anni fa, lo è secondo me già adesso. E allora, bene, andiamo a vedere che cosa succede nella centrale di polizia più zombesca del mondo. Ok, allora, eccoci qua. Siamo nella stanza delle caldaie, qui su nel piano 1F, però nella parte esterna della centrale di polizia. Allora, qua abbiamo leva flusso acqua. Ok, allora, però prima di uscire vediamo un po' di depositare un qualcosa, tipo sta rondella qua, ingranaggio grande, non so, probabilmente servirà da qualche parte, però lo deposito perché poi sono due posti, cioè troppa roba. Poi abbiamo questo asse di legno che vorrei mettere da qualche parte, da qualche finestra al primo piano. Ce n'è una, ah ecco, era una vicino, se non erro qua, ecco, cioè qua ci sono questo corridoio qui della saletta, dove poi tra l'altro si può anche salvare. C'è una terza finestra qui al piano 1F che potrei tranquillamente bloccarla, sperando che non arrivi qualcuno nel frammento. Vabbè, comunque vedremo un po'. Ok, e no, poi abbiamo la porta a fiori. Ecco, allora, bene. Allora, riguarda appunto questa chiave a fiori. A fiori. Allora, vediamo un po'. Ragioniamo un attimo qua con calma e circospezione. E allora, perché oggi vorrei andare proprio a sindacare. Ecco qua, nell'archivio. Ecco qua, porta a fiori. Porta di fiori. E beh, qua comunque una finestra l'ho già sprangata. E si passa per lo sportello informazioni. Eh sì, il passaggio è più corto di qua. Ecco, vorrei andare a sindacare qui nell'archivio. Che caspita di sta, perché così sfatiamo subito questa porta di fiori. Vediamo un po' subito che caspita ci sta. Anche perché poi ci sta la porta di cuori, che invece ce ne sono abbastanza. Qui l'armeria ancora è chiusa elettronicamente, quindi là ci serve una chiavetta USB, se non ricordo male. Qua c'è una porta di cuori, che poi non so se magari qua dentro, nella collezione privata, magari si può utilizzare un'altra porta di fiori. Chi lo sa? Chi lo sa? Qua pure c'è la leva del flusso di acqua, quindi tocca salire. Poi il piano 3F, nel terrazzo c'è quella pianta lì, però qui non so se magari la chiave può ci può servire in qualche modo. Ah, ecco, c'è un'altra porta di cuori. Quindi sono almeno tre porte di cuori e almeno una porta di fiori. Ecco, questo è il tutto. Poi vediamo un po'. Vediamo un po' il da fare quest'oggi, questo nuovo episodio. Allora, qua nell'ultimo episodio avevamo sdraiato questi due, questa bella coppia che purtroppo si era, magari era una coppia in amore, chi lo sa, stavano qua dentro, stavano nella stanza del boiler, chi lo sa. Allora, lei prende, c'ha proprio il cervello spappolato, per cui non si rialza lui, non lo so, non si rialza. Non ti rialzava, che è meglio. Ok, poi là abbiamo preso le due cose, le due piante che ci possono servire qua. Però qua è tutto blu, per cui abbiamo preso tutto quanto. C'è questa leva qua. Ok.
Direi di salire per di qua. Là c'è ancora l'elicottero. Siamo qui sul tetto. Che poi tetto al secondo piano, di voi che non forse terrazza dovevano chiamarlo. Che cavolo, tetto. Si presume che sia proprio l'ultima parte delle, di un palazzo, dell'edificio, la parte più superiore. Vediamo un po' se qua con questa leva. Ah, buoni utili, ci sono dei proiettili lì? Buoni tutti? Sì! Prendiamoci sti proiettili, buoni come il pane. Bene così. Qua sta porta. Ah, ok, è quella... Ah, poi ci sta la pianta. Ah, la pianta rossa c'è qui. Ok. Quindi è quella del... Ah, no, del piano 2F. Quindi, ok. Quindi è il corridoio del piano 2F. Quindi c'è questo corridoio a zig e zag. Poi c'è la sala d'attesa. E poi possiamo andare nel lato principale di qua a vedere che ci sta poi nel piano 1F. Scendere al lato principale e vedere un po' che ci sta nel piano 1F, dove sta la porta di fiori. Va bene, ok, vediamo un po'. Ma qua bisogna per forza... Cioè, perché si rimane così? Allora, buoni, qua ci sta questa cosa... Ah, sta pianta qua non si può combinare. No, si può solamente... inserire, no vabbè, non slot libero ce lo lasciamo, ma ah ma cavolo, ah già è quella parte, quella lì, quella già, porca la miseria, dove caspita si può passare allora, cavolo, era quella preclusa di qua, ah già cavolo. Porca puttana. Allora qua bisogna utilizzare l'acqua per forza. Vediamo un po'. È un passaggio obbligatorio, eh? Perché di qua la scala non si può prendere, mi sa. Non si può risalire. Porca puttana, si è rotta sta scala. Proviamo un po'. Ok, bene così. Ah, ok, cambiare il flusso dell'acqua. Quindi, ok, quindi si è spento tutto. Bene. Oh, cazzo. No, cazzo. Cristo santo. Mortacci tua. Ah, cazzarola. Mortacci sua. Anzi, anzi, siamo ancora normali. Allora, vediamo un po'. Ah, questo è Mr. X, cazzo. Sì, adesso me lo ricordo. Porca puttana. Cazzo, l'hanno migliorato, porca Eva. Me lo ricordavo tutto pixelato. Porca puttana. Porca puttana. Allora, vediamo un po'. E allora, cioè abbiamo tre miscele ultrapotenti. Porca puttana, tocca eluderlo in qualche modo. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Corri, 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 corri. Porca, ok. Passiamo per di qua. Corri, 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 corri. Porca puttana di una Eva. Andiamo giù di sotto per di qua. Anzi, sai che vi dico, diamo pure un salvataggio volante. Ok, bene così. Mamma mia, Mr. X, porca puttana, che cazzo si è svegliato. Porca puttana, vediamo un po'.
Polvere da sparo. Possiamo combinarla, no? No, cazzarola, non possiamo combinarla, no. Allora, combina con questi. No. Vabbè, allora ti depositiamo. Ok, quindi abbiamo l'ingranaggio, un coltello di combattimento, lo scettro. E la Samurai Edge. Ok, quindi abbiamo anche 7 proiettili per 9 mm. Ci ricarichiamo, ok. Proseguiamo e andiamo insieme a correre, va. Andiamo alla porta a fiori che sta di qua, ok. No, cazzo. No, 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 no. Vai, becca di questo, così. Che fai, ti incazzi? Becca di questo, così. Mortacci tua. Oh, spero sei crepato. E crepa. Mortacci tuo dell'Iker. Come stiamo messi? Attenzione, livello d'attenzione, ok. Usiamo sta miscela, ok, bene così, normale, ok, ottimo. Questa la combiniamo, la possiamo mettere. Ah, non si può spostare? Vabbè, ok, siamo di nuovo normali, bene così. Mortacci su dell'Iker. Ok, buoni tutti. Allora, quindi abbiamo la chiave a fiori e vediamo un po' di utilizzarla. Usa. E ok, che è sto logo che è comparso a destra? Con uno scudo, non so, boh. Ok, allora, vediamo un po'. Stiamo nell'archivio. Allora, attrezzo, ok. Chi è? No, buon aiuto, mi dite che il coso, eh? Che un'altra volta Mister X, non mi dite, eh? No, porca Eva, su, non mi dite. Allora, prendiamo un po' la chiave a fiori, quindi non possiamo buttarla via. Quindi abbiamo trovato questo attrezzo, un attrezzo lungo e sottile. Questo mi sa che serve per il crick. Ed è buono per il crick, mi sa. Quindi questo qua è un altro mistero che possiamo svelare. Sperando con tutta calma, sinceramente. E ok, quindi poi abbiamo ancora l'assi di legno. Quindi la chiave a fiori, quindi che avevamo trovato una porta, quindi probabilmente ci sarà un'altra porta dove potremo utilizzare la chiave a fiori, quindi questa rimane qua con noi, ok. Poi queste abbiamo cartucce per fucile, quindi ce ne abbiamo altre 10. Poi abbiamo la pistoletta, quella lì sotto, con altri 7 colpi, gli 8 colpi di questa qui, che però quest'arma dobbiamo trovarla ancora. No, Ducati. Corri Leon, corri Leon. Corri Leon, corri Leon. Mortacci sua. Ok, l'abbiamo sfangata un'altra volta. Che arrivi fin qua giù?
Però cavolo. Ah, polvere da sparo. Cazzarola, questa era buona. Potevamo combinarla, cazzarola. Ma chissà adesso Mister X dove cazzo starà? Porca puttana, starà di là. Starà sempre là. E poi abbiamo trovato la porta a cuori, però dall'altra parte. Porta di cuori. Però di qua si può entrare, qua non è chiuso. Ma, vediamo un po'. Allora, fammi fare un altro salvataggio volante, ma non si sa mai. E vediamo un po'. Perché quella polvere da sparo. Cazzarola, è buona. La possiamo combinare con questa polvere da sparo qui per crearci delle munizioni in più. Porca la miseriaccia boia. Come cazzo quella ha fatto arrivare fin qua giù? Oh, l'avevamo seminato. Però puoi fare tutto quanto il giro di qua, porca puttana. Che dite, ce la rischiamo? Tanto sta scemando quel. So cosa sia quel logo là a destra con lo scudo. Forse un scudo di difesa, cazzo. Ci sei? Porca Eva, porca mortacci tua. Corri. Porca puttana, ha fatto prendere un colpo. Mortacci tua. Corri. 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 E vieni un attimo un po' là di andare. Un attimo qui, vediamo un po'. Ok. Che fai? Arrivi qua, torni qui? E qua l'archivio ancora. Porca puttana, mortacci sua. Eccolo. Vediamo un po'. Mortacci sua. Qua c'è l'Icar morto, stecchito per fortuna. Allora, vediamo un po'. Se possiamo stare tranquilli qui un attimino. Allora. Mamma mia ragazzi, ci ha dato una botta, porca puttana. Prendiamo, vediamo un po' di combinare subito. 25 munizioni, bene così, ottimo così. Oh, allora così almeno abbiamo 25 di queste, proiettili 9 mm, 10 cartucce per fucile. E ok, bene così. E allora possiamo pure salutarci qui, bene così, ottimo così. E ok, mamma mia ragazzi, che episodio. Si è svegliato Mr. X, mamma mia, ne vedremo veramente delle belle in questo survival horror, in questo Resident Evil 2.
dalle mille emozioni, dei mille misteri, dei mille enigmi. E allora, per quanto riguarda questo 16° episodio in collaborazione con Element Multigaming, il brand multigaming d'Italia, con youtubers e streamers su Twitch, di cui faccio fermamente parte e che vi invito a seguire, basta che googolate su Element EU e ci trovate, potete allargare i vostri confini videoludici magari seguendo i nostri youtubers e streamers. E va bene, allora, se vi è piaciuto questo 16° episodio, ripeto, in collaborazione con Element, vi invito a lasciarmi un bel like, un commento, una condivisione con i vostri amici per far conoscere il Giappo Gamer in lungo e largo. Seguitemi nei miei vari social, se vi ricordo come sempre la pagina Facebook, Twitter, Instagram e canale Telegram per poter interagire con me. Se avete domande, dubbi, insomma, basta che mi scrivete, io vi rispondo nel più breve tempo possibile. E iscrivetevi al mio canale se non siete iscritti, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i miei svariati episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. E che dirvi di più? Io vi ringrazio uno a uno, vi abbraccio forte e dal vostro Giappo Gamer è tutto. Matane e ai prossimi episodi.